Allora, colleghiamo, ci sa un 10. Puntata di Runners Sport e Benessere, la buonasera ai nostri telespettatori in questo 18 aprile 2019, dove stasera vi daremo tanti consigli, andremo a vedere dove correre e soprattutto vedremo tante belle manifestazioni, tra cui andiamo anche in Umbria, abbiamo sconfinato con la Strasimeno, con il nostro ospite in studio e tanti altri. Stefania, buonasera, come stai? Buonasera, bene, grazie. Tra un po' starò ancora meglio perché stasera abbiamo come ospite la nostra nutrizionista di fiducia, Emma Balsimelli. Andiamo subito allora a farle un po' di domande in tema di alimentazione legata al mondo dello sport e agli sportivi. L'alimentazione è importante. Buonasera Emma. Buonasera a voi e grazie dell'invito e dell'accoglienza, veramente come in una famiglia. Davvero, beh, grazie. Ci fa veramente piacere, veramente, veramente onore Emma averti qua per dare tanti consigli ai nostri amici podisti e soprattutto siamo in un clima dove le manifestazioni in questo momento, posso usare la parola, pullulano. E quindi dobbiamo parlare anche subito di alimentazione pre-gara. Esatto, adesso con il clima primaverile appunto le iscrizioni salgono e meno male, perché ovviamente l'attività fisica sia in modo professionistico ma anche amatoriale è un toccasana anche per l'umore e per la salute emotiva, ma dal punto di vista alimentare dobbiamo far sì che gli alimenti che noi mangiamo non vadano poi a compromettere l'attività fisica o la prestazione, perché tantissimi atleti curano con un preparatore ovviamente atletico, chi per lui, una preparazione, scusate il gioco di parole, molto precisa e pedissequa, trascurando magari l'alimentazione, è proprio quella che gioca poi un brutto scherzo. Mettiamo il caso che io voglia correre domani mattina una mezza maratona e poi la sera mi posso dare un po' agli alcolici, mi posso dare un po' al... La sera prima prima della gara, cosa posso mangiare? Conosco qualcuno che lo fa. Esatto, anche qualcuno. Si parlò l'altra estate di qualcuno che beveva molta birra. Va bene, ma questa era una parentesi. Allora, se sei magari fuori in trasferta e vai in un ristorante che è comunque una possibilità, ti fai fare o un buon primo con del pomodoro fresco oppure un risotto, va benissimo. Apro una parentesi, pasta sì. Di che tipo? Allora, se sei in un ristorante, quella integrale o semi-integrale sarà difficile che la trovi. Se invece hai la possibilità di avere un appartamento o essere a casa, quindi la maratona o la prestazione sarà vicina, integrale è nettamente meglio come scelta. E condire sempre con l'olio extravergine di oliva e poi unire una fonte proteica ma non in abbondanza, altrimenti affatichi un po' l'organismo e non predisponi nemmeno poi a un riposo profondo. Quindi se vuoi un po' di pesce, magari meglio se azzurro, o una fonte di proteine come la carne bianca, da evitare quella rossa che è veramente un pochino più impegnativa, da evitare i grassi come i formaggi, se non una spolverata di parmigiano sulla pasta per insaporire. E la bresaola in questo contesto ci potrebbe star bene? Sì, bresaola è speck sono i migliori, anche prosciutto crudo o dolce, sono i miglior escamotage per far sì che l'indice glicemico sia stabile e quindi poi tu possa arrivare ben pronto alla maratona o alla prestazione. Diciamo che arrivo la mattina, ho un po' di tensione, anche la sera sono stato leggero, allora è andata così. Da bere acqua, va bene? Bravissimo, che può essere anche gassata. Se ti puoi mettere anche un po' di limone dentro, così aiuti anche lo svuotamento gastrico, è perfetto. E quindi arrivo la mattina mi devo alzare con i miei tempi prima e devo fare una colazione corretta. Esatto, e precedentemente studiata e provata e soprattutto anche con una tempistica giusta. Se avete una lieve intolleranza al lattosio o avete una ipersensibilità ai latticini, mi raccomando, state attenti al latte, che poi con l'adrenalina o della tensione magari dell'inizio può dare un pochino di noia a livello gastrointestinale. Una delle migliori bevande che ci sia per lo sportivo è l'orzo.
se vi piace il sapore, però può andare benissimo. Qualche, diciamo, qualcuno che conosco molto, diciamo, da vicino, mi diceva: ma io ho il rito di prendere il cappuccino con la pasta. Ecco, io questo ve lo sconsiglio da nutrizionista, poi ognuno ha i propri riti, però il cappuccino e la pasta veramente sono una combinazione alimentare che impiega 6-7 ore per essere digerita, quindi il latte in modo particolare anche. È proprio nel cappuccino, è la temperatura del latte e poi appunto del caffè unito ai grassi idrogenati magari del cornetto sono da sconsigliare. Però se lo prende tutti i giorni per tutto l'anno non c'è proprio l'abitudine a usarlo, a esatto, mangiarlo. Vi do un escamotage, magari siete fuori, siete insieme agli amici, siete in una pasticceria, perché noi è un rito, spesso ci sono, si chiamano i risottini in Toscana, i tortini di riso, oppure i biscotti di pasta frolla, quindi possono okay. andare benissimo come con una bevanda a piacere. Però il cappuccino casomai no. Esatto, okay. Ci volevo arrivare però tu mi ci hai riportato, va bene. Vabbè, bisogna chiamarle con il loro nome, esatto, le cose. Esatto. Arriviamo in gara, arriviamo, quella tensione che ci prende per conquistare quella agognata medaglia, esatto. La vogliamo fare e quindi non abbiamo mangiato troppo salato la sera, quindi diciamo l'idratazione è corretta. Che cosa ci consigli di fare durante la gara, soprattutto come cosa bere? Allora, dobbiamo intanto anticipare la fame, quindi non riducetevi a sentire i crampi o comunque la fame anticipandola, magari fermandovi a dei ristori, perché è un investimento di tempo per poi arrivare in fondo. E anche l'acqua, dopo 5-6 km, già iniziare a idratarsi. Mi raccomando, non utilizzate troppi sali minerali o paradossalmente troppa acqua, altrimenti poi rischiate di disidratarvi. Quindi ognuno deve conoscere il proprio quantitativo di acqua e non fare degli esperimenti strani, perché non è vero che l'abbondanza senza regole può, cioè più acqua bevo meglio è, ecco. È come tra l'altro mangiare anche tanti gel o tante barrette durante la gara. Esatto, come le maltodestrine o ora ci sono, vanno tra virgolette di moda tutti gli integratori termogenici. Vanno bene, ma molto diluiti, sia nel tempo sia per esempio le maltodestrine diluite anche in acqua. Quindi mi raccomando, il meno possibile e il più graduale possibile, senza creare degli shock sia a livello glicemico sia a livello anche gastrointestinale, altrimenti poi sia quello, la sbalzo di temperatura, la fatica, creano poi dei danni e vi compromettono la gara. Barrette gel in modo particolare ultimamente sono anche ricchi di caffeina, questo come può essere, diciamo, dosato? Così come il guaranà, sono degli alimenti energizzanti, nell'immediato e nei 5-15 minuti danno molta energia. Dobbiamo stare attenti a due cose. Uno è l'effetto post, quindi che non vi diano un affaticamento ulteriore, soprattutto a livello muscolare. Due, sono un'attività un pochino osmotica, quindi possono promuovere la peristalsi intestinale e in un momento così è sconsigliato, ovviamente. E se io trovo qualcosa, l'amico che mi dice: guarda, questa barretta, questo gel, io l'ho provato, provalo anche te, dai. Nel mondo del podismo, del ciclismo, un po' dello sport, è il consiglio di chi ha un'edicola, di chi c'è l'amico, chi fa la benzina, magari, lo sai che io ho provato questo. Allora, mi raccomando, non tutte le cose vanno bene per tutti e se vi fate seguire dagli specialisti del settore siete sicuri che quella cosa vada bene per voi. Perché va bene finire una gara, avere i tempi migliori per sé, per vincere, però dobbiamo ricordare che dietro c'è non solo uno sportivo, ma un individuo, una persona che ha la propria familiarità per le malattie cardiovascolari, per il diabete, la salute del cuore, quindi non si scherza. Così come appunto parlavo prima degli integratori termogenici, spesso possono dare lievi palpitazioni, dobbiamo monitorare bene la tiroide, quindi insomma dobbiamo stare veramente attenti, non basarci sul passaparola, ecco. Si sta arrivando quasi in fondo alla gara, oppure abbiamo concluso e poi torniamo anche un attimo indietro. Ci sono degli alimenti che sono le fibre, che abbiamo detto probabilmente non bisogna esagerare con questi. Esatto, e le fibre sono di due tipi, solubili e insolubili. Le insolubili sono quelle delle insalate che richiamano acqua e quindi fanno volume a livello intestinale. Quelle solubili sono più gestibili, così quelle insolubili le troviamo anche nei legumi. Quindi mi raccomando, devono essere assunti 5-6 ore dopo l'attività fisica, soprattutto perché con uno sforzo estremo il nostro organismo deve intanto ricapire in che mondo è, ristabilirsi e poi riaffrontare una digestione che comunque è un atto abbastanza impegnativo per l'uomo.
E se arrivo al ristoro e trovo in qualche maratona, in qualche gara più lunga, si trova ogni tanto anche qualche buon bicchiere di Chianti, cosa faccio? Chiamo un amico o un'amica, faccio un brindisi, però dopo che è finita la gara, Dopo che è sì. finita la gara lo E possiamo se no mi fare. faccio una bella passeggiata con la mia famiglia o con i miei amici o chi per loro e mi bevo il vino e le calorie del vino vengono spese ovviamente consumate nell'immediato con la passeggiata, quindi non rischierete neanche di Però ingrassare. non diciamo la voce troppo alta questo, Non perché ci diciamolo. sono tante tante gare che vedono nei ristori anche un Sì, un goccio momento di vino, un momento, d'aggregazione, certo, e sì. quindi insomma. Ho un attimo di defiance durante la gara. Che faccio? Allora, Voglio arrivare in fondo, però, per forza. hai bisogno di una spintina. Allora, una soluzione sono appunto delle bevande energizzanti o dei cibi che danno energia immediata. Fate conto che anche il cocco disidratato, se appunto tenuto in bocca, dà subito degli zuccheri immediati e dopo poco vi sentirete meglio. Anche l'ananas disidratato può essere una buona alternativa. È andato tutto bene, mi sono messo la medaglia al collo. Allora, abbiamo fatto bene Ho fatto il tutto. selfie con il morso della Olè! medaglia, È d'oro? perfetto, comando i nostri ospiti, tra l'altro, che tra poco vedremo che per la gara la corsa geniale da Vinci a Collodi. E adesso cosa faccio? Mi abbuffo? No, intanto mi riposo un pochino perché i muscoli sono lì mezzi accartocciati, hanno bisogno di essere allungati o comunque riposati. Faccio passare qualche minuto e mi reintegro solo di sali minerali e di acqua. Carboidrati complessi che ai ristori li troviamo sempre, dalla crostata, alle fette biscottate, pane, pane olio e così via, vanno bene tutti. Le proteine aspettiamo 3-4 ore, quindi se avete una bella maratona e dopo andate a mangiare una bella, o compreso me, una bella fiorentina o un altro po' di carne, aspettiamo la sera, non il Sì. Ci pranzo stesso. hai dato preziosi consigli, Emma, e se vogliamo per esempio seguirti nelle trasmissioni oltre la nostra, naturalmente sappiamo che non sei solo qua, ma in tante altre trasmissioni, profilo Instagram, dove Sì, andiamo a vedere? nutrizionista Emma Balzimelli su Instagram e nutrizionista Emma Balzimelli su Facebook, Ma che senza spettacolo! tanta fantasia. Ti ringraziamo dei Grazie a preziosi me. consigli. Stefania, hai immagazzinato tutti i consigli che ci ha Sì, dato Emma? segnato tutto. Grazie mille davvero dell'invito. Grazie a te, grazie alla nostra nutrizionista di fiducia in questo caso nella nostra trasmissione. E detto ciò, andiamo invece a vedere quello che è successo proprio a una corsa, proprio a una manifestazione. Cara Stefania, dove andiamo? Andiamo in Umbria. Andiamo in Umbria alla Strasimeno, una gara bellissima, guardate che immagini meravigliose che ci sono qua. Eccole qua le Sì. nostre immagini, qui siamo nella zona di partenza e abbiamo il Abbiamo nostro ospite. l'organizzatore, sì, l'ospite che è Mirko Solfanelli, il segretario della Filippide. Mirko, allora, un'altra grande edizione di successo quest'anno per la Strasimeno. Sì, dobbiamo dire che quest'anno è stata effettivamente un'edizione da ricordare, finalmente perché il tempo meteorologico ci ha aiutato dopo qualche anno in cui aveva piovuto, non era stato effettivamente dei migliori. Quest'anno, pur non essendo stato spettacolare, però insomma, già non ha piovuto e era moltissimo. Scusami, Mirko, c'ero io quest'anno, per forza non poteva Ci piovere. hai evidentemente portato bene. E poi, ecco, quest'anno anche il cambiamento della location, abbiamo trovato questo posto vicino nella zona delle piscine, dove siamo riusciti a fare sia la partenza che l'arrivo, e sinceramente abbiamo visto che ci ha A dato livello buoni logistico è risultati. A stato un livello logistico, senz'altro è stato un buon risultato perché tutto era a portata di mano, quindi sia la partenza di tutti e cinque i traguardi che l'arrivo della 58. E poi era comodo il ritiro pettorali e quindi anche dopo la manifestazione il ristoro finale, il passaparti finale. Guardate qua, vediamo anche la splendida vista del lago Trasimeno, che era proprio Sì, lì. quest'anno ce lo siamo goduto per intero, in effetti, e molto da vicino. C'è stata anche un'ottima partecipazione di pubblico, tra l'altro, che è stata ad applaudire i maratoneti e gli ultramaratoneti fino all'ultimo momento, fino all'arrivo dell'ultimo ultramaratoneta, che
che è arrivato in serata. Tra l'altro in tempo limite, tra l'altro. Sì, quindi... sì, preciso proprio all'interno del tempo. All'interno del tempo, che lo aspettavamo, ma quando arriverà facevamo i nostri calcoli, manca 2 chilometri, manca 1 chilometro. In realtà... Poi siamo andati ad accoglierlo, abbiamo fatto gli ultimi 200 metri insieme a lui, è stato bello. E guardiamo qua, qui è proprio tutto il gruppo, perché ricordiamo la partenza, Castiglione del Lago, e poi le varie tappe. La 58 naturalmente era la clou, mentre che arrivava poi sempre nella zona di partenza, mentre poi c'erano le altre tappe intermedie. Avevamo, 10, sì. 21, guardi, 34 e la 42 di maratona. E 195, la maratona. Raccontaci un po' di questi traguardi, che comunque sono stati tutti ben partecipati. Sì, sono stati tutti ben partecipati. Quest'anno abbiamo avuto anche un aumento della maratona, che è quello, il traguardo che soffre solitamente un pochettino di più. C'è stato un ottimo incremento della 34, perché abbiamo fatto una convenzione con la Milano Marathon e praticamente chi partecipava alla Strasimeno come ultimo lungo per la Milano Marathon. Perfetto, un lungo di 34 km 20 giorni prima. Infatti, quindi aveva delle agevolazioni nell'iscrizione. E quindi quello ci ha fatto senz'altro evitare il numero di partecipanti. Aspetta un attimo, Mirko, che c'è un problema, mi dicono, sul microfono, così noi intanto ci guardiamo. Stefania, hai visto che bella partenza? Sì. Tra l'altro c'ero anch'io, molto perché bella. Non sono andato solo a fare non lo speaker, ma mi sono corso la mezza maratona qua, quindi eccoci qua, ritorniamo con Mirko con il microfono, già questa zona di partenza veramente... veramente importante. Prego. Sì, dicevo, la 34, grazie a questa convenzione, ci ha fatto aumentare il numero di partecipanti e sono aumentati comunque anche nel traguardo di mezza maratona e nella 10 km. Quest'anno abbiamo sfruttato molto il percorso ciclabile lungo il lago Trasimeno e speriamo in futuro di poterne approfittare ancora di più. Si stanno aprendo sempre di più delle zone di terreno ciclabile. E quindi ci auguriamo che, specialmente negli ultimi chilometri dell'ultramaratona, per il futuro si possa sfruttare per poter evitare il traffico automobilistico. Beh, sicuramente un impegno importante anche per voi nell'organizzazione e soprattutto anche per i comuni, perché se non mi sbaglio toccate 4 comuni. Tocchiamo 4 comuni che fortunatamente ci danno una mano e comunque ci supportano nell'organizzazione. Quest'anno abbiamo avuto tra l'altro un'organizzazione aiutata da tutto il nostro gruppo della Filippide, che ha partecipato attivamente sia ai ristori lungo il percorso che anche nei traguardi oltre al traguardo finale. E sinceramente il tutto, grazie anche all'aiuto delle associazioni, di volontari, ha fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi, senza intoppi. Il percorso, Mirko, è un percorso che apparentemente giriamo intorno al lago, giriamo sulla strada, in realtà ci sono, c'è anche parecchia strada bianca. Sì, sì, sono questi tratti di terreno ciclabile che sono stati aperti nel corso degli anni. All'inizio, fino a qualche anno fa, avevamo quasi esclusivamente asfalto. Poi, proprio per un discorso di traffico automobilistico, per cercare di evitare il più possibile problematiche anche ai partecipanti, man mano che si sono aperte e che si aprono questi terreni e di ciclabili e di strada bianca, cerchiamo di approfittarne. L'anno scorso ci sono stati un po' di problemi perché ha piovuto durante la manifestazione, aveva piovuto anche nei giorni precedenti e quindi qualche tratto aveva un pochettino di difficoltà. Quest'anno è andato tutto per il verso giusto, proprio perché... Diciamo che lo scorso anno è stato un inferno per tutti in quella giornata. L'anno scorso è stato veramente qualcosa di terribile. Non solo voi, ma anche... Ci ha messo a dura prova, i partecipanti, gli organizzatori. E fortunatamente però ci è stata data fiducia quest'anno e ecco, è andata senz'altro decisamente meglio. La Strasimeno non è 18 edizioni, ovviamente lo ricordiamo, non è solo una giornata ma sono 2 giorni di manifestazioni che organizzate collaterali. Sì, quest'anno siamo diventati maggiorenni e praticamente il sabato organizziamo tutte le corse dei bambini
c'è tutto il reparto che se ne occupa del nostro gruppo podistico. E quindi il sabato, insieme al ritiro pettorali e all'Expo, che quest'anno abbiamo aumentato come dimensioni proprio approfittando dei locali delle piscine. E quindi ecco, a margine di questo si sono svolte queste manifestazioni dei bimbi, e anche la domenica mattina, al termine, subito dopo la partenza della manifestazione podistica, c'è stata anche la passeggiata delle famiglie, che ha portato praticamente nel complessivo a circa 2.500 partecipanti, oltre 2.000 per quanto riguarda i 5 traguardi podistici, e quasi 500 persone tra la passeggiata e le corse dei bimbi del giorno precedente. Gran bei numeri. Sì, quest'anno abbiamo raggiunto il record. Sì, è stata sinceramente una bella soddisfazione. È stato anche una sorta di convegno poi. Sì, abbiamo fatto un convegno sull'alimentazione con la dottoressa Elena Puliti di Sarteano, che ci ha spiegato un po' quello che è l'alimentazione, quello che è la gestione nelle corse di ultramaratona. E poi dopo c'è stato un bel momento insieme ai ragazzi dell'ANED, dell'Associazione Nazionale Trapiantati, che hanno raccontato le loro esperienze. È stato un momento particolarmente toccante quello, e al termine poi abbiamo avuto la presentazione del libro di Roberto Di Sante, Corri dall'inferno al Central Park, ed è stato un altro momento simpatico e carino. Roberto ha raccontato come lui sa fare un po' la sua storia, e quindi ci ha allietato il termine della serata del sabato. È tra l'altro un vero onore, perché comunque Roberto Di Sante sta presentando questo libro veramente un po' dappertutto. L'aveva presentato anche alla Maratona di Firenze, tanto per dire un nome qua in Toscana, una manifestazione cara alla nostra trasmissione. Quindi veramente un momento, tra l'altro, ben partecipato, perché comunque si sa, i convegni a volte sono anche un terno al lotto per sapere chi, per buttare dentro un po' di persone. In realtà di spontanea volontà era veramente un convegno, sì, ben partecipato. Sì, infatti c'è stata una bella partecipazione. Roberto, devo dire, veramente è stato un grande amico. Ecco, abbiamo passato un bellissimo pomeriggio insieme a lui, insieme agli altri partecipanti ai convegni. E poi si è anche corso 34 chilometri? Si è fatto 34 chilometri, sì, la mattina, in preparazione della Maratona di Roma, che tra l'altro ha concluso domenica. Con il suo maestro, tra l'altro. Con il suo maestro. Il suo maestro, che ricordiamo, 83 anni, il suo maestro, che ha corso in 6 ore e qualcosa la maratona. Quindi, esatto, sì, sì. Diciamo, ci sono delle belle immagini su Facebook di lui che conclude la maratona, è bellissimo, veramente. Questa invece era la zona di arrivo, Carmine Buccilli, sull'arrivo della 58 chilometri. Abbiamo visto prendere prima un po' d'acqua Federica Moroni, che sarà poi 50, la vedremo fra, 58, nella parte 30, femminile. 30. Fra non molto, tra l'altro, perché se non erro è arrivata nelle prime posizioni assolute Federica Moroni, che tanto agognava questa vittoria, quindi veramente una bella soddisfazione. Quindi anche personaggi di spicco negli arrivi. Sì, stiamo crescendo anche oltre che nel numero quantitativo, anche a livello qualitativo. Perché Carmine Buccilli è la sua terza partecipazione e vittoria. Federica Moroni la conosciamo tutti e quest'anno ha arricchito senz'altro la partecipazione a livello femminile. E poi sia a livello maschile che femminile abbiamo avuto la partecipazione di atleti importanti. Ecco, Federica sta arrivando e festeggia la sua vittoria. Beh, una vera soddisfazione, tutto sommato. Ci sarà sicuramente un po' di persone, un po' di enti, un po' di sponsor da ringraziare in questa giornata, che è stata anche una giornata di festa poi alla fine. Sì, senza dubbio, oltre a tutti i comuni e a tutte le associazioni, dobbiamo senz'altro ringraziare il nostro main sponsor, che quest'anno è stata l'ACEA, e che senz'altro ci ha permesso di fare anche investimenti importanti che hanno fatto sì che la manifestazione sia andata bene. Beh, devo dire, alla fine il risultato. Siete già pronti per l'edizione numero 19?
Beh, abbiamo già fatto un incontro perché chiaramente è andato tutto bene, però ci sono sempre delle cose da migliorare, stiamo già pensando... Scusa se ti interrompo, guarda, hai visto questa immagine con la bambina che batteva il 5, sì. Quante ne ha battuti di quei 5? Esatto, no, è stato veramente splendido la partecipazione di pubblico quest'anno. Non so lungo il percorso, mi hanno detto di sì, però io a Castiglione del Lago ho visto veramente una grande partecipazione ed è stato bello, ecco, vedere le famiglie, i bambini fino a tutto il pomeriggio seguire la manifestazione. E allora dicevamo, il prossimo anno siamo già pronti? Sì, il prossimo anno non siamo pronti, però ecco, vabbè, già un po' di riposo ci vuole. Stiamo cominciando a studiare un po' e a vedere le cose che sono andate, quello che è andato meno. Nell'insieme stiamo preparando il Giro del Lago di Chiusi che si svolgerà il 15 di settembre, che è l'impegno più vicino per noi. Quindi potrebbe essere anche una sorta di spot, in questo caso il Lago di Chiusi, darci una coordinata al volo. 15 settembre, percorso. Giro del Lago di Chiusi, 18 km, è un percorso collinare con partenza e arrivo a Chiusi, praticamente in prossimità del lago. E il percorso si sviluppa tutto intorno al Lago di Chiusi, con parte di terreno ciclabile e parte di asfalto. E tra l'altro Chiusi ci sta aiutando perché nel 2020 sarà città europea dello sport, e quindi proprio in tal senso stiamo facendo anche degli incontri per promuovere sia la manifestazione sia anche lo sport in genere. Assolutamente. Grazie Mirko, siamo grazie il nostro alla attestato di partecipazione. Grazie. Vi consegniamo il nostro attestato di partecipazione. Grazie dato di essere venuti, perché spesso ci siamo sentiti sempre per telefono, la distanza naturalmente è un po' impegnativa e quindi vi ringraziamo. Grazie. Stefania. Sì, allora adesso invece abbiamo un ospite per una manifestazione davvero importante, perché si chiama Un'altra strada è possibile, si svolgerà il 3 e 4 maggio prossimi, è una gara, è una staffetta, ecco qua lo vedete subito, che parte la sera e arriverà il giorno dopo, quindi servono davvero tanti rappresentanti per portare questa manifestazione, per rappresentarla al meglio, e quindi... Però vado subito con colui che è uno degli organizzatori, che ce la racconta meglio e ci spiega anche i motivi che hanno portato a organizzare poi questa manifestazione. Lui è Alessandro Fiesoli, l'organizzatore appunto di una casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII. Alessandro, raccontaci perché avete deciso di organizzare questa manifestazione. Allora, questa manifestazione nasce con l'intento di portare luce su un fenomeno che molto spesso viene trascurato o non visto. Nelle nostre strade ci sono tante ragazze e ragazzini che sono lì e sono costretti a prostituirsi e non vogliono farlo. La nostra associazione, la comunità Papa Giovanni XXIII, è da 25 anni in prima linea nella lotta per la liberazione di queste ragazze. E questa manifestazione attraverserà tutta la Toscana, da Firenze a Viareggio, sono 133 km, 8 tappe, in cui avremo la possibilità di incontrare queste ragazze durante la notte e di correre ed essere vicini a loro. Dobbiamo cercare di far luce su un fenomeno veramente brutto e triste. E dobbiamo dare parola a chi non ce l'ha. E queste purtroppo ragazze. C'è. Purtroppo allora, c'è. Diamo un po' di coordinate. Allora, la partenza è fissata per venerdì 3 maggio alle Pavoniere, alle Cascine, a Firenze, esatto. Alle 18.30. Alle 18.30 faremo un aperitivo insieme alla Fondazione Il Cuore Si Scioglie Onlus e a Unihop Firenze. E alle ore 9 partiremo con prima tappa a Campi Bisenzio e da lì altre tappe fino ad arrivare a Firenze. Sono quindi tappe... ci saranno delegati, rappresentanti in ogni tappa da aspettare per partire, per darsi il cambio, come esatto, funziona? Esatto, diciamo la sosta in una tappa in media è di circa 30 minuti, c'è un punto di ristoro e lì praticamente ci sarà il ristoro e i nostri atleti potranno o darsi il cambio o continuare, chi ha voglia di farla tutta... Ricordiamo le tappe, questo visto che ce l'abbiamo, alle 18.30 ci sarà il ritrovo, abbiamo detto le cascine, 19.30 la partenza della staffetta. Sì. Arrivo a Campi Bisenzio alle 23, come arrivo a Campi Bisenzio. Partenza di nuovo alle 23 per arrivare a Prato a mezzanotte 30. In Piazza delle Carceri. Perfetto, e poi da Prato partenza fino ad Agliana, a mezzanotte 30 Agliana.
Partenza alle 3 di notte lì ad Agliana per direzione Montecatini Terme. E la successiva partenza presumo sia quella l'orario, ossia alle 6.30 da Montecatini Terme. Esatto. E fino ad Altopascio ore 9 la partenza dell'altra staffetta diretta a Lucca. A Lucca alle 11.30 ci sarà l'altra, la settima tappa, direzione Vecchiano, che partirà poi alle 15 da Vecchiano a Viareggio con arrivo sabato 4 maggio alle 17.30 in piazza Mazzini. Questa è la scaletta della staffetta. Chi può partecipare a questa staffetta? Possono partecipare tutti. Un po' di preparazione ci vuole, però dai, comunque c'è un pulmino che ci raccatta, quindi... Quindi nella peggiore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi, non finiamo la tappa. Non serve il certificato medico? Non serve il certificato medico, non c'è nessun premio. Uh-huh. Cerchiamo solo di dare visibilità e di portare un messaggio, quindi è ben gradita la partecipazione di tutti e dobbiamo parlare di questo fenomeno. E se volessi venire anch'io, così tanto per dire, cosa faccio? Mi presento alle cascine nella giornata oppure mi presento alla tappa? Allora, sui fogli che vi darò ci sono scritti gli indirizzi email a cui potete chiedere informazioni e iscrivervi, abbiamo una tabella tanto di iscrizione. Diceli quali sono questi indirizzi email? Allora, intanto trovate qualche informazione sul sito. Ecco, più che altro dici il sito perché è la cosa più semplice, perché poi da lì esatto, si recupera l'indirizzo mail. www.apg23.org oppure APG23, Associazione Papa Giovanni XXIII, okay. Oppure fra poco ci sarà l'evento Facebook e lo faremo girare il più possibile, quindi su Facebook saremo visibili. Un'altra strada è possibile. Questo sarà sicuramente il nome esatto. Dell'evento di Facebook. Dovevamo da aggiungere qualcos'altro? No. Ci saranno dei momenti di incontro con queste ragazze? Sì, esatto, ci saranno delle testimonianze, inizieremo a Firenze con delle testimonianze di vittime di tratta, sono ragazze nigeriane. Credo ci sarà una ragazza nigeriana a parlare a Firenze e poi durante il percorso altre ragazze daranno la loro testimonianza e racconteranno quello che è la loro vita adesso, una nuova vita con una loro libertà. E a Viareggio c'è una festa, una chiusura finale, qualcosa? Sì, a Viareggio faremo un po' di festa, un piccolo aperitivo, diciamo. E... un ringraziamento a tutti i partecipanti. Esatto. Beh, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi e grazie per davvero questa manifestazione. Grazie. Ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo sempre. Non andate via perché dobbiamo parlare della corsa geniale, oltre a farvi vedere altre manifestazioni che si correranno fra poco. We'll be right back.
eccoci qua per parlare, avete visto intanto un po' le manifestazioni che vi abbiamo fatto una carrellata, oltre naturalmente allo spot che ci parla del Chianti Marathon, quindi che sarà il prossimo, Stefania? Chianti Classico. Chianti Classico, Chianti Marathon. Allora, 2 giugno prossimo, trail di 44 km, anzi 45-600, trail di 21 km e Nordic Walking di 10-11 km con maxi degustazione, quindi una cosa molto interessante. E invece noi andiamo in questo momento a parlarvi di una manifestazione che sarà il prossimo 28 aprile, quindi fra pochi giorni, che si chiama Scatta alle Cascine, Stefania. Sì, sì. È una corsa competitiva di 10 km, oppure ludicomotoria, sempre di 10 km. Vediamo un po' le foto della passata edizione. Poi Nordic Walking di 5 km con partenza alle 9.30. Siamo naturalmente, Stefania, sì, alle Cascine. Il nome dice tutto. C'è anche un sito dove potete iscrivervi, che si chiama scattaallecascine.org, quindi anche facile, lo stesso nome della corsa, e scaricando il modulo e portandolo poi compilato con certificato medico, la mattina a partire dalle ore 7 potete iscrivervi, intanto avete fatto la preiscrizione. Nel pacco gara zainetto più pasta fresca e prodotti in natura. Quindi molto interessante. Il modulo, se la mattina volete anticipare la preiscrizione, appunto, lo potete inviare all'indirizzo scattallecascine.lions@gmail.com. Sono 7 euro con iscrizione, il 28 aprile invece diventano 10 euro, quindi risparmiate i 3 euro con la preiscrizione, quindi è consigliabile mandarlo, ricordo, scattallecascine.lions@gmail.com, e lì naturalmente sul sito scattallecascine.org trovate tutte le informazioni. E per quanto riguarda i premi, saranno premiati i primi 40 assoluti, 25 veterani, 8 argento, 3 oro, e per le donne 15 assolute, 10 veterane, 3 argento. E saranno inoltre premiate le prime 5 società col maggior numero di partecipanti, con premi, ad esempio alla prima società il trofeo Regalami un sorriso, ovvero un defibrillatore più premio in natura, e dalla seconda alla quinta società premi in natura. E poi è importante che tutto il ricavato andrà al Banco Alimentare e al contributo con i maratonabili, quindi Banco Alimentare e maratonabili saranno la parte charity della manifestazione, oltre a numerose partecipazioni dei vari sponsor che credono in questa gara, e quindi molti di voi probabilmente crederanno e si presenteranno il 28 aprile alle ore 9.30 la partenza, dalle ore 7 vi potete presentare alle Cascine per Scatta alle Cascine. Abbiamo detto il buono per scaricare le foto di Regalami un sorriso Onlus? C'è anche quello. C'è anche quello, per tutti, per tutti gli iscritti. C'è il buono che potete scaricare un numero limitato di foto inserendo un codice. Detto questo, Stefania, sì, andiamo dalle Cascine, andiamo al 12 di maggio invece a Pescia e Collodi. Anticipiamo un po' il parco di Pinocchio, che sarà l'arrivo della prossima manifestazione, ovvero una corsa geniale, e dovremo avere al telefono il presidente della Pinocchio Sport, Alessio Spelletti. Buonasera. Buonasera Stefano, buonasera Stefania, buonasera a tutti. Ciao Alessio, sei in treno stasera? L'ultima volta l'abbiamo sentito in treno, diretto verso la maratona di Roma, adesso invece se ne sta comodamente probabilmente sul divano, chissà in qualche riunione sarà da qualche parte, non vogliamo saperlo. Ma gli ultimi preparativi, come stanno andando? I preparativi stanno andando bene, stiamo organizzando un evento e crediamo che sarà importante, perché con la collaborazione della Fondazione Carlo Collodi la Pinocchio Sport organizzerà questo evento podistico nuovo sul panorama delle corse in Toscana, ma anche in Italia, questo tutto incentrato sul burattino più famoso del mondo, sul Pinocchio. Quindi la partenza da Pescia, cioè l'arrivo nel suo comune a Collodi, dentro all'interno del parco di Pinocchio, con una corsa collinare con partenza alle 9 da Piazza Mazzini, che sarà un pochino particolare, un collinare bello da 4 km per la family run, 10 km competitiva e non competitiva e 20 km. Con arrivo all'interno del parco di Pinocchio, con il deposito corse che qualsiasi persona che deciderà di correre potrà lasciare la corsa alla partenza e ritrovarla poi all'arrivo.
Onorino troverà anche un bus alla fine, un bus che lo riporterà a Costanaveta, che lo riporterà alla partenza a Pescia, se lo desidera, un palco gara strepitoso, perché oltre alla t-shirt tecnica della Oca One, la t-shirt tecnica in centro su Pinocchio e sulla Oca, ci saranno una bellissima medaglia per tutti gli finishers, una medaglia di Pinocchio. L'abbiamo vista la medaglia, tra l'altro, l'abbiamo vista pubblicata in questi giorni. Ti è piaciuta, Stefano? È molto particolare, devo dire. Grazie. E, insomma, stiamo organizzando un evento che anche dal punto di vista del percorso è molto impegnativo, perché andrà sia nella provincia di Pistoia che maggiormente nella provincia di Lucca, e quindi con tutte le problematiche del caso, ecco. Però siamo sicuri che faremo un bel lavoro, chiunque ci vorrà venire a trovare si divertirà molto, anche perché è incluso nel costo del totale, cioè l'ingresso al parco di Pinocchio, insomma. Ecco, questo è importante, l'ingresso al parco di Pinocchio, che ha un valore abbastanza importante per tutti i partecipanti, sì. Sarà gratuito in quella giornata, quindi una cosa molto importante. Alessio, raccontaci invece velocemente come iscriversi e le distanze del percorso. Allora, come iscriversi? Prima di tutto vi rimando sia alla pagina Facebook di Pinocchio Sport e di Toscana Marathon sui social e che Instagram, che al nostro sito www.pinocchiosport.it, dove potete trovare tutte le informazioni, tutta la spiegazione dell'evento e come iscriversi. Come iscriversi ci sono tre modi: o nei punti di iscrizione, che sono i negozi running più famosi in Toscana, diciamo. Dopodiché c'è poter scaricare il modulo cartaceo, riempirlo e mandarlo come c'è indicato sopra, e se no c'è chiaramente l'online, con tramite Sport Marathons potete iscrivervi senza nessun costo aggiuntivo. Cioè l'iscrizione costa quello, l'iscrizione è quella. Ecco, le provisioni di chi fa iscrivere le paghiamo noi quelle, ecco, non ci sono spese in più, con nessun tipo di pagamento. Quindi, insomma, noi cerchiamo di fare una cosa nuova, una cosa bella, un percorso che vi posso garantire che è bellissimo. Potete trovare addirittura sul percorso le varie installazioni di Pinocchio, potete trovare la balena, potete trovare tutti i personaggi della fantasia, tutti lì sul percorso che vi aspettano dietro una curva e che vi faranno divertire. Adesso pagano tutti uguali sia gli iscritti per le varie federazioni? Scusa, non ho capito. Pagano tutti ugualmente la stessa somma gli iscritti per le varie federazioni e gli enti di promozione sportiva? Assolutamente. Anche se siamo a Pistoia? Sì, l'unica cosa, facciamo un piccolo sconto per i tesserati WISP, ma se chiedete, se fate parte di una società sportiva e chiedete al vostro presidente, sicuramente le è arrivata una mail con la quale noi offriamo una quota interessantissima per i gruppi oltre le 5 persone, con delle quote veramente eccezionali, che tu sia FIDA, che tu sia WISP, che tu sia chiunque tu sia, noi si guarda la persona e si cerca di far divertire la persona. Se poi venite in gruppo vi divertirete. Grazie Alessio. Grazie a voi, ciao Stefania. Ciao Alessio, grazie. Ciao Stefano. Ciao. Ebbene, allora 12 di maggio, appuntatevi sul calendario la Pinocchio Run, quindi con partenza da Piazza Mazzini a Pescia. I percorsi sono di 4 la non competitiva e poi 10 o 20 km con l'arrivo nel Parco di Collodi. E a proposito del Parco di Collodi, Stefania? Andiamo a parlare della Corsa Geniale. Allora, era domenica 31 marzo scorso. Ma ne abbiamo mai parlato di questa corsa? Un po' di volte, sì, ci siamo anche divertiti molto con i vari personaggi protagonisti della gara, perché eccoli qui, li vediamo anche, c'è Pinocchio, c'è il Grillo e poi ancora c'era Leonardo da Vinci ovviamente, Geppetto e la Fata Turchina, insomma tutti, sono venuti anche in trasmissione, non te le ricordi? Sì, me le ricordo, sì, caspita, come fa a dimenticarli. Invece oggi hanno cambiato tutto il palinsesto. Sì, oggi sono venuti i vincitori di questa gara, ovvero i vincitori della 45 km e poi anche della 27 km e anche una protagonista invece, vincitrice anche lei, però lei l'ha organizzata la corsa e si è anche travestita, ha fatto tutto. Eccola lì, Moira era il grillo parlante in trasmissione. Sì. Adesso la vediamo col pettorale a lei dedicato. 500, mica un pettorale a caso. 500 anni, ricordiamo, della morte di Leonardo, che sono gli eventi di questo anno. Allora, Moira Cerofolini, buonasera, grazie di essere qua. Grazie a voi, ci avete ospitato, sono molto, molto contenta e felice
È stata una bellissima corsa, bella impegnativa, bella muscolare e niente, volevo fare i miei ringraziamenti a tutti. Senti, ma io volevo farti, prima dei ringraziamenti, sì, volevo chiederti, dimmi, un po' di cose. Quanto vi siete divertiti a organizzarla questa gara? Perché secondo me vi siete divertiti tanto voi Orange. Sì, abbiamo giocato tanto, il fatto delle maschere, di poter scherzare anche con il pubblico, con gli atleti, e abbiamo lavorato anche tanto, ci siamo impegnati tantissimo. Vi siete fatti un mazzo tanto, vi siete fatti, come anche si dice. Te però, Ma sempre col sorriso, dai. Sì, sempre col sorriso. È la vostra caratteristica. Sì, sempre col sorriso, perché anche qui vedendo filmati la gente si è divertita, l'ha presa. Questo è il sabato, vero? Sì. No, quella era proprio la mattina stessa. La 17 chilometri quella era, non competitiva, okay. 17 chilometri, vedete, questa è la partenza. No, perché io ero all'altra, ero alla 27, che ti aspettavo. Sì, sì. Questa è la partenza, invece abbiamo visto la partenza anche da Montecatini della 27, sì, abbiamo visto, partenza della passeggiata che andava, esatto, da Montecatini a Collodi, esatto, e questo era, esatto, per i camminatori, walker, sì, e così via. Sì, sì. Ebbene, quindi, allora Stefania. La Moria si è preparata una lista di ringraziamenti. Vai, allora, sì, io volevo ringraziare innanzitutto tutti i sindaci, gli assessori e guardie, tutti i comuni di Vinci, di Lamporecchio, di Larciano, di Monsumano Terme, di Pieve Annievole e Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Borgo Buggiano, Uzzano e Pescia. Attenzione che passa il Marracci da quelle parti, che ce l'abbiamo in trasmissione. Sì. Ora parliamo poi con loro. Le squadre, poi picchi. Vai, vai. Le squadre che hanno collaborato sul percorso, dei ristori, le bandierine, l'Atletica Vinci e Tao di Altopascio, l'oratorio di Marchesini delle Case, Massa e Cozzile, Molin Nuovo, Avis Pescia, Avis Collodi, Pinocchio Sport. Poi devo ringraziare il Museo di Leonardo, perché mi sembra, la Fondazione di Collodi, un ringraziamento per l'accesso e l'arrivo dentro il Parco Le Terme La Salute, e l'Hotel Salus e Viaggi Ranieri. Poi ringrazio anche tutti gli sponsor, il Comune di Montecatini Terme, che ha voluto questo anno iniziare proprio la maratona, che ricorre proprio il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Gli amici Gabriele Calamandrei, che ha impersonato proprio Leonardo. Che abbiamo avuto qua. Ecco, sì. È stato bellissimo. E viene qua senza scarpe. Addirittura. Vabbè, Leonardo non penso che avesse tante scarpe. Sì. Poi c'era Patrizia e Katia, che hanno fatto la parte di Pinocchio. La Monica, che ha fatto la parte della Fatina. Poi c'è stato Geppetto, che era un nostro Orange, che era perfettissimo. Poi c'ero io, il Grillo. Grillo Moira. Poi hai ceduto lo scettro del Grillo. Mi è toccato cederlo. Sì, mi è toccato cederlo. Poi devo ringraziare tutti gli sponsor, Oka One, Mondo Corsa, Travel Marathon, Sensi Vini, Nutri King, Panificio Trovò, Fontana Frutta, Campione di Silvano. Devo ringraziare le Misericordie, la Protezione Civile di Pistoia e Val di Nievole. E poi ringraziare anche le foto di Regalami un Sorriso, sempre presenti ovunque, c'era Mario Menci. Poi Giacomo per il video, gli amici del cuore. Giacomo Ciampi, intanto ricordiamo le immagini, sì, che stiamo vedendo in questo momento. Esatto, l'arrivo di Daniele. Sì. E poi devo ringraziare quelli del camper con tutte le informazioni, gli amici di Piero Elio con la pedalata in padule da fare corredo insieme alla camminata geniale del sabato al museo con molta partecipazione. Poi ringrazio i massaggi che ci sono stati fatti da Cristina Capuzzo e Maria Rosa. E poi devo ringraziare tutta la grande famiglia della Montecatini Marathon. E come no? Perché è stata una macchina grandissima. Gli Orange. Sì, gli Orange è stata una grandissima macchina da guerra. Sempre molto efficienti, molto solari. E l'hanno fatti tutti con una grandissima passione. Devo ringraziare tutti. E poi devo fare un grande ringraziamento al mio bellissimo presidente, all'Antonietta, alla Schettino. Perché è stata una donna grandissima e è un bel pilastro per la Montecatini. Fa anche commuovere. E se lo merita, ti fa anche commuovere. Sì. E allora lasciamo Moira con un attimo di momento, sì, di... Andiamo un po' con i vincitori. Andiamo un po', Partiamo con il vincitore della più lunga, dai, andiamo con lui. Luca Picchi,
Luca, allora, come hai trovato questa gara? Un percorso nuovo fatto ad hoc per questa prima edizione, ti è piaciuta e come ti sei trovato? Sì, ho trovato la 45 km, un percorso bellissimo, alternato tra strade bianche, strade sterrate, erba, e asfalto, attraversamenti anche di paesi e località bellissime. E un saliscendi molto allenante e per me è stata una bellissima gara e poi viverla, diciamo, da primo è stata un'esperienza bellissima. Ebbene, grazie. Allora andiamo invece con un altro classificato. Andiamo col secondo classificato della 45, che ricordiamo era la Vinci con Lodi, Federico Spitaletto. Federico, allora, sì, la tua esperienza. Che è stata una bellissima esperienza. Un percorso, come diceva Luca, tra l'altro al collo portano tutte le medaglie che hanno vinto. Che sono diverse, che sono dall'altro, diverse, sì. E poi le vediamo sul retro, sono diverse. E praticamente è stato un percorso molto muscolare, perché aveva delle pettatine molto impegnative, soprattutto penso gli ultimi 3 chilometri è stata... La via della fiaba. La via della fiaba, perché una corsa è stata un'arrampicata. Che è stata veramente tosta, però una volta che, diciamo, scollini verso il parco lì c'è tutta la soddisfazione di essere arrivati in fondo. Bene. E praticamente aspettiamo il prossimo anno. Ah, aspettiamo, ti sei già candidato al prossimo anno? Sì, darai sì. Filo da torcere a quello che ha vinto. Ah, quello non lo so, perché lui viaggia parecchio veloce. Io, però insomma dai, faccio, si prova. Diciamo, dai. Stavo guardando le classifiche, i tempi. Effettivamente sì, c'è stato un po' di gap, però insomma il percorso era 45 km, quindi qualche minuto, diciamo, ci può stare tranquillamente, te li puoi recuperare sicuramente il prossimo anno. Poi ci vorrebbe qualche esperienza in più di corsa, qualche anno più. Cosa fai di solito? Tu fai anche altro, vero? Fai triathlon, cosa fai? Sono proprio l'altipedo. No, vengo da sport arti marziali, quindi proprio l'opposto. Però ti vedo in forma su questo, perché comunque hai messo davanti, hai messo dietro. Sì. No, poi mi piace la corsa mi, oltre ad essere un aspetto salutare, è un aspetto anche mentale, è un, per me è un senso di libertà. Ma quante gare hai fatto da quando hai iniziato? Faccio tantissime gare. No, l'uniche che faccio, ho fatto la prima mezza che hanno organizzato a Montecatini, che era di giugno, sì. Poi ho fatto 5 pistole a betone. 5 pistole a betone. Ti piace farsi del male, ti piace. Sì, praticamente mi piace patire. Garette corte. Venendo uno sport dove patisco, mi piace fare corse dove patisco. Dove si dura fatica. Solo gare lunghe, praticamente. Sì, l'unica corsa che ho fatto è stata la mezza di Montecatini, dove l'ho organizzata il primo anno. A poi piace fatto, durare fatica. Sono partito con la prima gara che ho fatto, è stata la pistola a betone. Infatti non è un volto così noto. Non sono tu che ne hai fatte tante di pistole a betone, diciamo. Stefano. Sono un po' l'opposto, però. E dai. Grazie Federico. Grazie a voi. Con un altro vincitore invece della 27, lui è anche un Orange, Daniele D'Andrea. Diciamo l'Orange a metà, è passato alla corte di Capitan è Poli. Vero, sì, vero. Sono passato un po'. È vero, però sponda, in questo caso però, ha corso con la Montecatini Marathon. Esimerti. Non potevo non correre questa corsa qui perché ci tenevo a far bene. E, insomma, poi anche per il nostro gruppo, per Antonietta che c'è. È tanto che la vuole organizzare una corsa del genere, ci sono stati diversi mesi, diciamo, a organizzare, non è facile organizzare una corsa del genere e niente, via. Mi sono molto divertito e niente. Ti aspettavi la vittoria? Dice. Ci ho provato, ti dico la verità, anche perché dietro c'avevo due Malpioni che sono poi i miei amici. Ora. E sai, come ti giri, loro sono sempre lì alle caviglie, però dai, a parte quello. Ma sentavo il primo Marpione che era dietro. volevo vedere arrivare primo, insomma, per il gruppo, per tutto quello che hanno fatto, perché io il percorso non lo conoscevo, e sapevo soltanto dove si partiva, dove arrivavo e basta. E... Però dai, alla fine il colpaccio sono stati è andata 27 bene. Chilometri no, sinceramente, chiaramente è una corsa diversa dalle altre. Ora si viene da tutte corse mezze, da un vortice di mezze, diciamo, quindi una corsa così, come diceva Luca, è anche una corsa allenante, capito? È un bel collinare, io l'ho fatto molto volentieri.
Non è che ci sono salite di 2-3 km che dici te, vada, è duro, invece... Si vede anche della soddisfazione, qui siamo all'interno, all'ingresso del Parco di Pinocchio, avete visto il fuori, il parcheggio, prima dell'ingresso ripreso dall'alto e poi questo era proprio l'interno dove era l'arrivo, ecco Marzio Doni intanto che sta arrivando, fra Leonardo, il Grillo, Pinocchio, la Fata Turchina, vedete, erano tutti là pronti ad applaudire. Sonia Ciretto è stata la prima donna, Sonia Ciretto di corse lunghe, veramente ne sa qualcosa e questo è il bellissimo tavolo con le medaglie. E invece il famoso marpione che dicevamo prima, Igor Marracci. No. Vabbè, dietro c'era Sandro, onore a lui che è arrivato davanti a me. Per me è la prima esperienza di una corsa lunga. Perché sei... Questo qui davanti mi ha convinto a farla. Ah, è stato po'... proprio un gioco di squadra. Sì, sì, il gioco di squadra. Ti ero un po' restio a fare, più che altro io... 10, 15, 21 come diceva lui, mezze maratone. 27 cominciano 27, a essere un po'... sì, cominciano a essere un po' più impegnative. Comunque l'avevo preparata e è stata una bella esperienza. Poi arrivare terzo dietro a lui e a Sandro che sono in forma, è un periodo che sono in forma loro. E... Una bella soddisfazione. Sì, sì, sì. Farai altre lunghe? Volevo fare la stessa domanda, Stefania, mi ha preceduto. Diciamo che sì. Volevo fare anche la Francigena, poi me l'hanno vietata, il coach me l'ha vietata. Perché... Quando il coach dice, ti sei perso un po' di umidità, ti sei perso, perché era la giornata era piuttosto... perché incombe Lucca, siccome c'è la mezza di Lucca, il 5 maggio, era troppo vicina. E quindi ti devi... Diciamo che mi ha un po' traviato il D'Andrea. Via, ma una pistola a betone, no, non la facciamo. Sì, vedo Daniele. No, annuisce. San Marcello magari. Comunque, no, San Marcello. Complimenti ancora a Montecatini Marathon perché è stato un bel percorso. Dai, sei stato soddisfatto, sì, sei sì, stato sì. soddisfatto. Con bello, la partenza bello, da Leonardo bello. E l'arrivo alle Terme della Salute per te. Poi una bella giornata. Bella giornata. Bisogna considerare anche la giornata, era freddino la mattina, però arrivo... Sì, io sono arrivato, era più o meno 2 gradi, però... Sì, era freddo la mattina. Noi ci siamo rinchiusi in un ristorante che... Diciamo io sono stato tutto il giorno in maglietta, quindi effettivamente dopo è salita molto, dopo è uscita una bella giornata. Metà mattinata. Ma vogliamo ricordare che Moira è anche la prima donna veterana classificata, la quarta donna assoluta. Ma col pettorale 500? Vero, col pettorale 500? Sì, col pettorale 500 sono arrivata prima donna veterana. E ti hanno fatto correre nonostante tutto, ti hanno mandato così, ti hanno detto dai oggi corri. Sì, mi ha detto oggi corri e vai, mi ha detto, vai, mi raccomando. Guardala ecco, qua, che sta, eccola qua, ed ero felicissima. Allora, no, non si vedeva ne, non no, si vedeva tanto che leggermente proprio la felicità nel in chiusura. Io ho una domanda. Questa prima edizione si farà l'edizione numero 2? Certo che si farà. Sì. L'accendiamo? Accendiamo e bene. Sarà ancora migliore, cercheremo sempre di migliorarci sempre di più, di fare sempre del nostro meglio, sempre col sorriso. Bene, grazie. Sempre col sorriso. Diamo l'attestato di partecipazione, geniale. Non grazie. Può mancare, eccolo qua, lo date a Moira. A Luca Picchi gli diamo il pettorale numero 1 il prossimo anno? Eccolo qua che sta salendo sul podio. Magari. Col 501, come facciamo? L'1501. Anche perché sarà 501esimo anniversario. L'anniversario. Ma c'è qualche, ho sentito qualche rumors e poi chiudiamo, che ci dice che potrebbe essere anche al contrario o no? No, non credo proprio, no. No. È bello partire da Vinci. Partire da Vinci e si arriva a Collodi. Sentivo qualcuno, ma forse secondo me qualcuno che ha detto, ma perché non, come esiste la Volterra San Gimignano Volterra, sì. Queste manifestazioni un anno da una parte, un anno dall'altra, poteva essere... Ma non credo, ora io non ho... No, anche perché io devo dire, effettivamente, partendo da Collodi, se li mettete la via della Fiaba in partenza, secondo me poi diventa... Si arriva molto meglio. Diventa un vero problema. È vero, è vero. Ebbene, grazie ai nostri amici Orange di Montecatini Marathon e ai nostri ospiti che si sono aggiudicati le prime posizioni. Stefania, ricordiamo che giovedì non prossimo... ci saremo, giovedì 25 aprile non saremo in onda e torniamo il 2 maggio, giovedì 2 maggio. Dobbiamo lasciare spazio al calcio, dobbiamo lasciare. Il 25 aprile ci sono esigenze televisive e quindi noi torniamo il 2 maggio, ma con tante informazioni come stiamo facendo proprio in questi giorni. Stefania. Stesso orario, sempre 22:30. Canale 18 Toscana TV. Buonanotte.